Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale della Toscana. Tra i temi dibattuti nell'ultima seduta del Consiglio regionale c'è stato quello dell'autonomia differenziata, in particolare l'accordo tra la maggioranza e le opposizioni di centrodestra è arrivato in avvio del dibattito dopo che era stata respinta una richiesta di sospensiva avanzata dalle minoranze. Il prossimo 16 luglio in aula ci sarà il confronto. Le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo della legge nazionale 86 del 2024 sull'autonomia differenziata torneranno all'esame del Consiglio regionale martedì 16 luglio in una seduta appositamente convocata sul tema. La decisione è stata presa dall'Aula nel corso dell'ultima seduta in avvio del dibattito in seguito a un accordo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. In apertura dei lavori la maggioranza aveva respinto una richiesta di sospensiva con la quale i gruppi del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, avevano chiesto il rinvio in commissione delle due proposte. I due atti in questione, firmati dai capigruppo della maggioranza Vincenzo Ceccarelli e Stefano Scaramelli e dalla consigliera Silvia Noferi per il Movimento 5 Stelle, sono stati presentati per richiedere l'indizione di referendum abrogativo della legge 26 giugno 2024 nel suo complesso o in ampia parte. C'è stato tanto dibattito, poi a un certo punto il gruppo della Lega ha presentato un numero importante, elevatissimo, qualche migliaia di emendamenti. Mi sono preso la responsabilità di fare quello che ho sempre fatto in questi anni. Da un lato dare la possibilità alle minoranze di fare opposizione, dall'altra alla maggioranza di poter arrivare ad approvare le norme. Quindi si è deciso di fare un consiglio ad hoc il 16 di luglio in cui le minoranze ritireranno tutti gli emendamenti e si discuterà seriamente del merito e non si farà ostruzionismo. Non serve a nessuno, la scelta politica della maggioranza è chiara, noi non vogliamo che l'Italia venga spaccata in due, che diventi un'Italia ancora più fragile e più debole. Ma il centrosinistra è unito, è compatto, non è una questione di tempo, è una questione di merito. Noi siamo molto convinti della proposta di referendum abrogativo di una legge ingiusta, sbagliata. Io l'ho firmata in maniera convinta, l'ha firmata in maniera convinta il Presidente del gruppo del Partito Democratico, l'hanno firmata anche i 5 Stelle, questo per noi è un elemento positivo, si allarga un gruppo di partiti che ritiene di dover dare parola ai cittadini, come tale la destra che sta rappresentando, la destra toscana che sta rappresentando e difende in maniera estrema, un po' in difficoltà, la mossa del governo ha chiesto una settimana di tempo, non si capisce per fare cosa, noi tireremo dritto sulla nostra proposta, delibereremo martedì prossimo questa proposta, è stato corretto in termini istituzionali dare una settimana di tempo per analizzare gli atti, per fare un po' di discussione e poi saremo convinti, voteremo la nostra proposta. A seguito dell'accordo raggiunto tra i gruppi politici, la capogruppo della Lega Elena Meini ha annunciato il ritiro di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sul punto. Il confronto in aula il 16 luglio si svolgerà attraverso il dibattito in aula. Dopo la presentazione di 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle due PDD che chiedono il referendum abrogativo totale o parziale della legge sull'autonomia differenziata, abbiamo ottenuto il rinvio del Consiglio regionale a martedì prossimo pomeriggio, quindi di una settimana, in modo tale che avremo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD che, per quanto ci riguarda, hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacatio legis e quindi la legge non è ancora in vigore, e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. L'opposizione oggi ha messo nell'angolo la maggioranza e l'ha costretta a rinviare di una settimana il punto all'ordine del giorno, e credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani. In particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la Regione può richiedere al Governo di trattare in forma autonoma, come l'energia, e in Toscana parliamo ovviamente in particolare della geotermia, dell'ambiente e quindi anche relativamente ai parchi e al sistema ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura, perché noi in Toscana
oltre i musei che fanno riferimento agli Uffizi, abbiamo anche un sistema museale, 38 musei, quindi sono opportunità che per quanto ci riguarda devono essere nelle mani dei cittadini toscani. La Giunta regionale ha svolto in aula un'informativa in merito al prossimo piano sanitario e sociale integrato. In aula l'intervento dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e dell'assessora Spinelli, ovviamente a seguire il dibattito acceso in aula. Si è aperta con l'intervento dell'assessore alla sanità Simone Bezzini l'informativa della Giunta regionale in aula in merito al piano sanitario e sociale integrato regionale 2024-2026. L'assessore ha spiegato che è in corso di elaborazione una bozza di piano, che successivamente si aprirà un percorso di approfondimento e che l'atto sarà sottoposto al Consiglio regionale. È un passaggio importantissimo perché è l'atto con il quale la Regione costruisce la programmazione delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali per i prossimi anni. Quindi è un atto importantissimo perché si danno gli indirizzi alle strutture dirigenziali, si danno gli indirizzi alle aziende sulle traiettorie da seguire. Quali sono i punti fondamentali? L'atto ovviamente è molto corposo, diciamo, e tenderà anche a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi in termini di contenuti. Primo obiettivo: bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Questo è un obiettivo fondamentale perché i bisogni della popolazione crescono, pensiamo ai bisogni della popolazione anziana che sta crescendo ed esprime una domanda di prestazioni sempre più rilevante, e le risorse purtroppo sono scarse, mi verrebbe da dire troppo scarse. Il governo e il Parlamento dovrebbero finanziare di più il sistema sanitario del nostro paese, però c'è un compito anche nostro che è quello di costruire un nuovo equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità. Dopo l'informativa degli assessori Bezzini e Spinelli, il piano sanitario e sociale integrato regionale per gli anni 2024-2026 è stato protagonista di un ampio dibattito. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ha esordito spiegando che si tratta di una situazione e di un problema non facili. Noi siamo molto contenti della teoria perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco alle spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade, i residui tossici di cui c'è stato questo scandalo recentemente, all'inquinamento della Piana Fiorentina. Quindi non si può pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento che a nostro avviso non sono più rimandabili. Di tutte le 60-70 pagine, quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelli che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. L'unica cosa interessante è una valutazione dell'Ocse su quattro ipotesi per poter dare soldi o comunque razionalizzare soldi in sanità. La prima e la seconda, cioè quella di aumentare la spesa sanitaria nell'ambito di un aumento generale delle spese, ma è praticamente improponibile perché anche la proposta di legge di Elly Schlein, che riprende un po' quella della Toscana, è un errore proprio matematico, perché loro parlavano di 4 miliardi all'anno per 5 anni, in realtà il PIL aumenta e quindi quei 20 miliardi non coprivano
il fabbisogno tale da poter portare al 7,5% del PIL la spesa sanitaria. Noi dobbiamo potenziare, è la sfida dei prossimi anni, il servizio domiciliare. Il Sole 24 Ore ci dice che con un aumento delle prestazioni domiciliari possiamo risparmiare in un anno fino a 3 miliardi di euro su un fabbisogno nazionale di circa 130 miliardi. Noi dobbiamo rafforzare i pronto soccorso, che sono l'anello debole, decongestionandoli, rafforzando territorio e domicilio e mettendo nel pronto soccorso gli specializzandi medici che possono fare un percorso formativo, uno stage formativo trimestrale sia in entrata che in uscita alle scuole di specializzazione, così come succede in tanti stati occidentali, così come succede per gli infermieri. Noi dobbiamo far guadagnare più soldi a quei medici, a quegli infermieri, a quegli operatori sanitari che lavorano nell'emergenza urgenza, perché è il vero anello debole, altrimenti rischiamo di chiudere pronto soccorsi. Nel 2023 il 90% delle borse di specializzazione in emergenza e urgenza è andata deserta, non ci sono più medici che vogliono lavorare nei pronto soccorsi. Dai banchi della Lega ha preso la parola il consigliere Massimiliano Riccardo Baldini, che ha parlato di un tema importante e molto tecnico e di tante questioni da approfondire. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023. E mi pare che ci sia invece una certa attenzione al proliferare degli enti, al proliferare delle poltrone, ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai revisori dei conti, ai consigli di amministrazione. Su quello non si risparmiano energie. Su proposta della consigliera regionale Donatella Spadi, il Consiglio regionale ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea legislativa toscana, al coordinamento toscano dei centri antiviolenza Tosca. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea legislativa toscana, al coordinamento toscano dei centri antiviolenza Tosca. Questo è un riconoscimento di cui vado particolarmente orgoglioso. Il riconoscimento a Tosca, che è il coordinamento toscano dei centri antiviolenza, è un modo per dirle grazie. Grazie per quello che fanno ogni giorno. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale in un tempo così difficile. Soltanto nel 2024 a oggi abbiamo 25 donne barbaramente assassinate dalle mani violente di un uomo. E allora soprattutto noi uomini dobbiamo prenderci a carico questa questione, che è una questione di civiltà. Finché ogni donna non sarà libera, non si sentirà libero, noi dobbiamo sentirci corresponsabili di quanto sta avvenendo. I centri antiviolenza svolgono una funzione fondamentale perché non solo hanno la capacità di accogliere, di assistere, di proteggere, ma anche quello di dare supporto psicologico e di reintegrare socialmente le donne che vivono queste violenze, perché non si tratta solo della violenza più grave, quella che porta alla morte, ma delle tante violenze fisiche, psicologiche che le donne continuano a vivere. Quindi questo riconoscimento è un modo per dire da parte di tutta l'Assemblea legislativa grazie per il lavoro che viene portato avanti ogni giorno con impegno, passione e dedizione. A proporre l'onorificenza all'ufficio di presidenza la consigliera regionale Donatella Spadi. Il coordinamento regionale Tosca si meriti questo premio proprio perché i centri d'ascolto, ma non solo i centri d'ascolto perché loro hanno anche delle case protette, sono una rete fondamentale per le donne vittime di violenza e anche per i loro figli, per i loro bambini, quindi sicuramente intervengano nei momenti di emergenza. Diciamo che
hanno aiutato e aiutano e continuano ad aiutare un sacco di persone, poi loro stesse vi racconteranno i loro numeri che sono di tutto rispetto, ma sono anche, diciamo, un modo per le donne che hanno necessità di trovare dei punti di riferimento di cui hanno necessità in certi momenti. Considerarla un'emergenza è anacronistico, perché qualcosa che succede regolarmente ogni giorno non è più un'emergenza ma un fenomeno strutturale molto radicato, non solo in Italia, anche in altre parti d'Europa e del mondo. È un fenomeno estremamente complesso e nella complessità è molto importante agire in rete, perché nelle reti troviamo competenze, specificità diverse che possono concorrere a ragionare intorno al tema della violenza. Noi abbiamo deciso come centro antiviolenza della Toscana di metterci in rete come coordinamento Tosca 15 anni fa. Noi facciamo quasi un compleanno in questi giorni, perché era il giugno 2009 quando è nato il coordinamento. Ed essere un coordinamento assicura una omogeneità delle metodologie che noi utilizziamo, un rapporto con le istituzioni che è un rapporto unitario, cosa molto importante, e ci permette di fare rete utilizzando le competenze che troviamo in tutti i centri. Quindi è veramente importante, insomma, parliamo sempre delle reti, noi ci crediamo molto, e prima di tutto in Toscana c'è una rete. Non sono molte le regioni che hanno una rete consolidata come la nostra, mi viene in mente solo la Lombardia, forse c'è l'Emilia Romagna, ma ci fermiamo qua. Ma è una garanzia davvero di un lavoro più strutturato, più competente, più incisivo rispetto alla violenza. Ed è tutto da Toscana Parlamento, prossimo appuntamento con gli aggiornamenti dal Consiglio regionale la prossima settimana.